Un accordo importante e innovativo. Così Fincantieri definisce l'intesa raggiunta con FIM, FIOM e WILM sulla questione degli appalti. L'accordo, si legge in un comunicato, prevede il coinvolgimento delle ditte dell'indotto sui temi della sostenibilità, quali tra l'altro l'adesione al codice etico, condizione essenziale per l'assegnazione degli ordini, così come l'estensione della verifica della correttezza dei dati di bilancio relativamente ad ambiente, salute e sicurezza. L'accordo è un accordo intanto importante, siglato dalle categorie nazionali, e prevede tutta una serie di norme che vanno ad assicurare dei diritti e l'agibilità sindacale per i lavoratori dell'appalto di Fincantieri. Fincantieri, nel quale sappiamo bene il mondo dell'appalto ormai ha assunto delle dimensioni importantissime, quindi la valenza di questo accordo è ancora più importante per quello. In che cosa saranno impiegati i lavoratori nel concreto? I lavoratori sono quelli impiegati nelle varie attività del cantiere, quindi tutte quelle che sono le operazioni di costruzione della nave, dell'acquibentazione, la meccanica e tutto il resto. L'accordo prevede per questi lavoratori degli importanti elementi che sono per esempio la possibilità di agibilità delle assemblee, investimenti sulle infrastrutture dedicate all'appalto, la creazione di un bacino di qualificazioni proprio per assicurare la continuità della manodopera, e poi prevede la limitazione del subappalto. Quindi insomma è un accordo che si articola su vari aspetti, tutti molto legati al mondo dell'appalto e che sono proprio importantissimi per andare a creare una sindacalizzazione di questo mondo. Nelle linee di intervento, afferma Fincantieri, sono previsti il proseguimento dei piani di investimento per il miglioramento delle infrastrutture logistiche e dei servizi di supporto per i dipendenti delle ditte esterne, con particolare riferimento a spogliatoi, mense e parcheggi, tema che nei mesi della pandemia si è rivelato molto caldo all'esterno dei cantieri spezzini.